festeggiamo il 40° anno di insediamento di questa azienda a Forlì, ma anche il nono anno che Confindustria fa aprire le aziende ai propri associati per poter ricevere le comunità locali, gli studenti e i propri professori. Perché abbiamo bisogno di aprire le aziende agli studenti, alle comunità locali, per far capire qual è l'importanza delle aziende sul territorio? E perché vorremmo che voi giovani, avendo fatto questa passeggiata lungo questa azienda, avendo poi dopo successivamente chiacchierato con la direzione di questa azienda, vi appassionaste a questo lavoro importante, dedicaste la stessa dedizione che stanno dedicando tutti gli imprenditori che fanno azienda. Perché cerchiamo di farvi capire questo concetto? Perché l'impresa è fondamentale nella collettività, è il cuore pulsante di ogni azienda. Voi sapete che perché ci sia una comunità ci deve essere un'azienda, perché l'azienda è lavoro, se non c'è lavoro l'azienda migra, se ne va. Quindi è molto fondamentale che vi sia questo. Ci teniamo tantissimo ad aprire le aziende a voi giovani, perché siete il domani, perché dovete continuare il lavoro che noi stiamo facendo. E io approfitterò di questa occasione, prima di salutarvi, per consegnare una targa al direttore dell'impianto per i 40 anni di insediamento sul territorio. È nata questa idea insieme al dottor Berardi, il dottor Morisi, che era responsabile delle risorse umane, diploma all'interno della Carpigiani, perché c'era un progetto più vasto, che era quello di formare tutta una serie di tecnici e di avere un'azienda soltanto di tecnici. Il progetto non è stato abortito, ma va avanti logicamente man mano che vengono avanti questi ragazzi qui, certo. Gioventù, perché altrimenti non ha uno scopo. Però l'idea che è nata da Berardi, dottor Morisi, me in minima parte, però mi occupavo di chi doveva prendere il diploma, e comunque noi l'obiettivo ancora dell'amministratore delegato, quindi del gruppo Carpigiani, è quello di formare dei ragazzi tutti tecnici, anche perché ormai il nostro modo di produrre è diventato che si può produrre quasi in camice bianco, per cui non c'è bisogno di applicarci molto con la testa. Il nostro fondamento, noi siamo leader nel mondo non per grazia divina, ma perché facciamo, a detta dei gelatari, le macchine migliori del mondo.